Benvenuti amici di Orizzonte Scuola TV, questo nuovo A tu per tu, il nostro ciclo di interviste con i protagonisti del mondo della scuola. Quest'oggi vedrà un'intervista, una chiacchierata con Lino Di Meglio, coordinatore nazionale di Gilde degli Insegnanti, che facciamo subito entrare. Buongiorno Di Meglio, Buongiorno, coordinatore. Diciamo che c'è un po' di fermento per la legge di bilancio, anche se però bisogna ammettere che per la scuola, ora lei mi darà conferma, ci si aspettava sicuramente di più, perché infatti appunto siamo alle battute finali in commissione, quindi si tratta di poche ore perché l'obiettivo è prima di Natale andare ad approvare il testo della legge di bilancio. Appunto, alla Camera per poi passare al Senato entro fine anno. Quindi chiedo appunto a Rino Di Meglio un commento su questa, sulle misure, su quello che anche ci si aspettava per quanto riguarda la scuola. Prego. La legge di bilancio è diciamo, il provvedimento fondamentale di un governo in cui si decide come investire le risorse di un paese. Ecco, sotto questo profilo siamo alle solite perché nonostante le richieste che ha fatto anche il ministro dell'istruzione, che sperava almeno 350 milioni, in realtà di investimento sulla scuola c'è ben poco. C'è ben poco perché poi la cifra si è ridotta a 150 milioni per la valorizzazione. Se li dividiamo per 1.200.000, vediamo che si tratta proprio di cose piccole, piccole, piccole. Quindi siamo alle solite, cambiano i governi, ma gli investimenti sulla scuola e per dare stipendi dignitosi ai docenti non si vedono purtroppo assolutamente. Questo è uno. L'altra cosa che si aspettava in sede di emendamento è una chiarezza sull'eliminazione dei vincoli. Da quello che ho potuto vedere, perché poi siamo qui, siamo in lavorazione, fino adesso hanno approvato solo un ordine del giorno. Speriamo che serva a qualcosa l'ordine del giorno, perché in realtà ciò che incide sullo stato giuridico e anche sulla contrattazione in questo caso sono i vincoli legislativi. Una cosa è una legge, una cosa è un ordine del giorno che esprime semplicemente un'intenzione del Parlamento, ma non si può, non riesco a vedere come potremmo concretizzarla poi in sede di trattativo l'ordine del giorno. E quindi sono un po' deluso anche sotto questo aspetto, lo dico con molta sincerità. Sì, in effetti appunto quello della mobilità e dei vincoli è un nodo fondamentale, come diceva, perché appunto poi va a riguardare la contrattazione, perché comunque da settimane c'è un'interlocuzione appunto fra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione, dove alla fine comunque, cioè alla fine rimane sempre un po' tutto in sospeso perché senza la volontà politica non si riesce a sbloccare. Però della legge di bilancio, Di Meglio, appunto qualcosina comunque esce, soprattutto appunto ieri abbiamo dato notizia, c'è cioè, insomma un po' la ratifica di quello che già il ministro Valditara aveva annunciato più volte, quindi questa riforma dell'orientamento. Soprattutto le vorrei fare una domanda: come la vede questa figura del docente tutor a cui veramente Valditara sembra affidare molta, appunto, in qualche modo molta responsabilità? Guardi, bisognerebbe approfondire. Noi da sempre abbiamo fatto una richiesta. Abbiamo chiesto che i docenti più anziani, quelli negli ultimi 5 anni prima del pensionamento, potessero essere liberati da una parte dell'orario di insegnamento e dedicati alla funzione di tutoraggio dei colleghi più giovani. Cioè, questo è il tutor che a noi sembrerebbe utile nella scuola, no? Per adesso la questione del tutor sull'orientamento degli alunni è, diciamo che è una figura piuttosto vaga, quindi è anche difficile esprimere un giudizio. Noi preferiremmo quel tipo di tutoraggio perché c'è un problema oggettivo, che qui ormai si va in pensione a 67 anni e oltre, con docenti che fanno 40, 41, 42 anni di servizio e quindi sono molto stanchi.
Noi sembrava logico, perché avviene già in altri paesi europei, che in vicinanza della pensione si facesse tesoro dell'esperienza che questi colleghi hanno maturato tanti anni in classe, alleggerendoli dal lavoro di classe e utilizzandoli per il meglio, cioè per tutorare i colleghi più giovani che ne hanno sicuramente bisogno di consigli e di aiuto. Grazie, Lino Di Meglio. Passiamo un po' al contratto, al rinnovo del contratto. Abbiamo visto anche che ieri, da ieri, insomma, ci sono delle novità per quanto riguarda gli arretrati. Alcuni, diciamo, sono piuttosto negativi, proprio perché un po', si aspettavano delle cifre un po' più alte. Questo, insomma. E poi appunto magari nei prossimi giorni sicuramente la Gilda come sindacato andrà ad approfondire meglio. Però appunto volevo un giudizio complessivo su questa prima parte, la parte economica che è stata chiusa. Guarda, Prego. è stato chiuso, come lei ben sa, con tantissimo ritardo, per cui è una parziale liberazione, diciamo, questa è la verità, anche perché noi come sindacati non ne potevamo più di star lì a chiedere, a chiedere, a chiedere ai governi che si sono succeduti, sono stati quattro, lo ricordo, di tirar fuori qualche soldo per chiudere questo contratto, non ci sono state risposte, anche perché. E questa è la parte negativa della legge di bilancio. Noi siamo già nel nuovo triennio contrattuale e al momento non si vedono stanziamenti per andare ad aprire il nuovo contratto. Il problema qual è adesso? Adesso è mettere un punto. Io so benissimo che i colleghi sono delusi dagli arretrati che hanno ricevuto. E basta fare due conti perché il problema è enorme. E che nell'altro contratto non ce ne siamo accorti perché non abbiamo preso proprio gli arretrati. Stavolta li abbiamo presi, certo, meglio che niente, però è il momento in cui c'è la verifica per la differenza tra il lordo e il netto. E i colleghi si accorgono che è una cosa abissale, perché per arrivare al netto bisogna avere via l'11% di oneri previdenziali a carico del lavoratore ed è già una bella botta. Poi abbiamo l'IRPEF che è individuale, ma per i più anziani arriva al 30, qualcuno addirittura al 41%. E poi abbiamo le imposte regionali e comunali locali, per cui alla fine siamo vicini alla metà rispetto all'ordo. È chiaro che quando io mi aspetto 3.000 euro e ne prendo 1.500, cioè non è che resto molto bene. Ci accorgiamo della voracità fiscale del nostro paese. Fiscale e previdenziale che si mangia più della metà di quello che si produce. D'altra parte, questo è il paese in cui viviamo, cerchiamo quotidianamente di batterci per migliorarlo, ma non è la cosa più semplice del mondo. E infatti appunto sono in molti che si sono insomma lamentati, sono un po' appunto delusi, hanno mostrato la propria delusione. Ma c'è una spiegazione, perché appunto come abbiamo sempre detto noi di Orizzonte Scuola, come avranno spiegato moltissime volte anche i sindacalisti della Gilda, appunto c'è il discorso del netto e del lordo e poi ci sono anche delle tassazioni che diventano proprio anche un po' individuali, quindi non esiste poi alla fine una cifra veramente uguale per tutti. Sicuramente la delusione resta, però appunto la situazione è questa, quindi bisogna accettarla o comunque eventualmente chiarire delle situazioni personali, perché comunque quelle possono sicuramente cambiare. Io le vorrei chiedere appunto torniamo un po' alla politica scolastica, un giudizio sulla regionalizzazione della scuola, perché comunque questo è un altro tema che insomma c'è e non c'è, perché ancora non si capisce veramente se l'istruzione verrà subito inserita, se invece sarà spostato più avanti il provvedimento. Quindi lei come la pensa? Guardi, il pericolo è serio perché in realtà la legge c'è già. Già alcune regioni del nord Italia avevano chiesto di applicare la legge esistente, che quindi consiste addirittura
in uno scavalcamento del Parlamento. Cioè, faccio un esempio, una regione a caso, ma giusto solo per fare un esempio. La regione Emilia-Romagna chiede di ottenere diciamo, la sua potestà sulla scuola, lo chiede al governo, firma un accordo e il gioco è fatto senza neppure più passare per il Parlamento. Questo è il problema. È per questo motivo che noi partecipiamo alla raccolta di firme per la proposta di iniziativa popolare per la modifica dell'articolo della Costituzione che prevede questa possibilità, perché ci pare una cosa fuori dal mondo che con un semplice accordo tra una regione e il governo la scuola in quella regione cessa di essere scuola statale e diventa scuola regionale. Noi siamo assolutamente contrari e ci stiamo muovendo proprio in questi giorni per la raccolta delle firme, perché riteniamo che sia una cosa scellerata distruggere l'unità della scuola italiana. La scuola è fondamentale per tenere insieme questo paese dal punto di vista culturale e poi anche dal punto di vista politico, altrimenti veramente diventiamo l'Italia delle repubblichette e torniamo indietro in periodi non felici della storia nazionale. Non solo, poi qualcuno mi dovrebbe spiegare perché un bambino di Caltanissetta deve ricevere un'educazione diversa da un bambino di Trieste. No? Dico, soprattutto per quel che riguarda l'istruzione dell'obbligo, io penso che i diritti dei bambini e dei ragazzi siano assolutamente uguali e che anzi bisogna rimuovere quegli ostacoli che impediscono questa uguaglianza. Innanzitutto spendere bene i soldi del PNRR per le strutture scolastiche, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, e far sì che tutti i bambini di questo paese possano innanzitutto avere la scuola come una casa decente sulla loro testa e non un luogo che qualche volta diventa addirittura pericoloso. Bene, un'ultima domanda, segretario. Volevo chiedere appunto un parere anche proprio sintetico sul reclutamento, nel senso che sappiamo che c'è stata la riforma del reclutamento, la legge 79-2022, adesso servono i decreti attuativi. Ecco, ma lei cosa si sente di consigliare, anche perché c'è stata anche un po' una... Anche un po' nel precedente governo, un po' una lotta un po' politica per cercare di aggiungere oppure indirizzare da un lato piuttosto che un altro. Quindi, come Gilda, voi cosa chiedete? Quale dovrebbe essere la direzione da prendere, visto che adesso si prevede comunque insomma, il punto d'arrivo? Guarda, il problema è molto complicato perché c'è il problema di una buona organizzazione del reclutamento stabile, che ad oggi è una chimera, e l'altro problema è quello delle decine, di centinaia di migliaia di precari che in base alle norme avrebbero diritto di entrare in ruolo quanto prima perché hanno lavorato per più di 3 anni. E sono due corni del problema e nessuno è stato risolto. Sul reclutamento, io spero che il governo in carica voglia riprendere in mano la questione e semplificare il meccanismo precedente, perché con quei meccanismi così lunghi e complicati noi resteremo un paese che a un certo punto non riuscirà più a trovare gli insegnanti. Guardi, questa è la questione semplicissima che devono considerare. Non si può fare un percorso di 6, 7, 8 anni e formazione continua per tutta la vita per questi stipendi, ma neanche per i professori universitari sono previsti percorsi del genere. Vogliamo fare una cosa seria. Questo tipo di reclutamento, così com'è, non è serio. Quindi un appello al governo: studiate, considerate le cose e poi semplificate. Grazie Lino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Vi do appuntamento a un nuovo a tu per tu, quindi una nuova video intervista a cura della redazione di Orizzonte Scuola. Buona giornata Di Meglio. Buona giornata, un saluto a tutti i videoascoltatori.